Ognuno di noi sa cos'è stata la Shoah. Forse conoscete anche le barbarie del rogo dei libri e la manipolazione dell'informazione operata dai nazisti. Ma ti sei mai chiesto perché i nazisti avessero così timore dell'arte, tanto da considerare degenerata quella produzione che non fosse celebrativa della loro ideologia? Il 19 luglio 1937 a Monaco venne inaugurata la mostra Entartete Kunst, l'arte degenerata, voluta dal regime nazista per screditare l'arte contemporanea d'avanguardia, considerato un esempio di decadimento estetico e culturale, cui era necessario contrapporre i valori tipici della razza ariana. L'esposizione comprendeva 650 opere accompagnate da didascalie dal tono canzonatorio. Tra 120 artisti esposti spiccano nomi eccellenti, per lo più legati alla corrente espressionista: Otto Dix, Edvard Munch, Pablo Picasso, l'artista degenerato per eccellenza. Arte non sottostà all'ideologia, perché non si può sopprimere l'arte, nonostante tutto. Roberto Terracini, nato il 6 gennaio 1900 e morto il 15 luglio del 76, fu scultore di fama internazionale, formatosi all'Accademia Albertina, nel cui liceo insegnò figura modellata fino al 73. Di origine ebraica, nel 43 fu costretto a rifugiarsi in Valpellice con la moglie e la figlia, per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste. Durante la clandestinità collaborò con i partigiani, ai quali dedicò diversi disegni dipinti. Suo padre, visto che era un scultore ebreo, è quasi un ossimoro, come è riuscito a conciliare la fede con la propria professione di artista? Voi sapete che gli ebrei, e questo è scritto anche sulla Bibbia, sull'Antico Testamento, non possono farsi immagini. È vero che gli ebrei non possono fare le immagini, soprattutto le immagini in scultura. Però mio padre non era religioso e nella sua famiglia sentirsi uguali agli altri e fare le stesse professioni che fanno tutti era un titolo d'onore, essendo religioso non contraddiceva nessuna norma. Quale opera pensi che possa esprimere meglio del suo padre dell'arte? Mio padre non è che avesse una visione filosofica dell'arte. Viveva della sua arte. Mio padre era una persona pacifica e l'arte che prediligeva era l'arte serena. Questa è un'immagine, se si vuole, emblematica di quello che lui aveva vissuto durante la guerra e di quello che secondo lui è la rappresentazione della pace e del contrasto all'aggressività. Voi vedete, questa è una madre come il bambino che cerca di proteggerlo. Dopo l'8 settembre del 1943, suo padre cerca di rifugio, si reca presso la comunità valdese in Valpellice. Qual fu l'accoglienza che trovò?
come poi è stato aiutato a fare arte, con quali materiali, e cosa pensate, quali soggetti ha dipinto durante questi momenti tragici, e anche se ha prodotto opere a tema religioso. Allora, rispondo subito che opere a tema religioso non le ha fatte. Anche perché i Valdesi, voi sapete, che non fanno tanto. I Valdesi hanno salvato lui e la sua famiglia, perché uno dice, cosa dobbiamo da guadagnarci? Dobbiamo solo da perderci, perché i tedeschi e i nazifascisti e i fascisti, camicia nera, premiavano i delatori, premiavano con soldi o con alimenti, perché durante la guerra gli alimenti erano preziosissimi. Non solo, ma quelli che nascondevano gli ebrei rischiavano la pelle. Venivano fucilati sul posto. Come mai i Valdesi hanno salvato tanti ebrei? Perché avevano la memoria delle persecuzioni che avevano subito nei secoli passati da parte dei reali piemontesi o dei reali francesi. È una questione di memoria storica. Ecco, questo invece di essere un documento falso, nel senso che non è stato corretto. Questo documento falso che è stato fatto da un funzionario del comune di Luserna che ha finto che mio papà venisse da Napoli, non poteva più fare sculture perché sculture non si nascondono. Allora ha fatto disegni, alcuni disegni sono disegni di vita contadina, poi vedete c'è scritto Terracini. Tutte queste firme sono tutte successive alla guerra. Dopo gli orrori delle persecuzioni e per un periodo tradizionale come il nostro, quale pensa possa essere il ruolo dell'arte nella società e poi anche quello dell'artista? Mio padre era convinto che l'arte si distingueva dall'artigianato, l'arte figurativa, ma l'arte in genere, secondo lui, doveva suscitare delle emozioni. L'arte possibilmente deve suscitare delle emozioni non dispiacevoli, non spiacevoli. L'arte contemporanea, e questo lo diceva anche lui, soprattutto dopo la guerra, ma anche prima, dà sostanzialmente delle sensazioni spiacevoli. Ripeto quello che ho detto. Non è il compito dell'arte quello di suscitare orrore. Non solo, voglio dire, ci sono degli artisti che hanno rappresentato delle cose orrende che suscitano orrore, ma non è l'unico scopo dell'arte contemporanea. E questo era quello che sosteneva mio padre. Mio padre aveva come obiettivo, se possibile, di suscitare serenità a chi guarda questo lavoro. Conosciuto e ha sentito parlare da Locarno. E sono disegni che hanno, come il disegno mio padre, hanno sempre fatto disegni davvero su situazioni disperanti della guerra. Aldo Carpi, nato a Milano il 6 ottobre del 1886 e morto il 27 marzo del 1973, fu pittore e docente all'Accademia di Brera fino al gennaio 1944, quando, accusato di antifascismo e per le sue origini ebraiche, fu deportato a Mauthausen e successivamente nel sottocampo di Gusen. Liberato dagli americani nel 1945, tornato a Milano fu acclamato direttore dell'Accademia di Brera. Gli appunti scritti in segreto durante la prigionia vennero pubblicati nel 1971 con il titolo Diario di Gusen. Lei, pittore, già anziano, provato in un campo di concentramento, che cosa accadde? A Gusen mi sono subito ammalato, ferite e febbre continua. Sono stato aiutato da un medico polacco. Poi, non so come, è venuto a trovarmi il sergente medico dell'SS. Mi ha chiesto di dipingere qualcosa per lui. Mi ha portato colori da imbianchino, polveri. Ho dipinto paesaggi italiani, a memoria. Sono piaciuti. Dovevo dipingere quello che volevano loro e come piaceva loro.
un capitano dell'SS, mi ha portato una fotografia della moglie e una di Hitler. Mi ha detto, scegli. Io ho fatto il ritratto della moglie. Si sentiva ancora un pittore? Non mi sentivo più un pittore. Inventavo scene, marine, facevo ritratti da fotografie. Mancava tutto. L'ispirazione arriva al pittore dal sentire, dall'amore, dal capire. Potevo ispirarmi la vita dolorosa del lager, ma nessuno voleva scene e figure del lager. Nessuno vuole vedere Musselman, il vinto di questo luogo di dolore. Eppure ha continuato a dipingere. Venivo controllato. Dovevo produrre continuamente, industriarmi. Le riproduzioni che mi servivano per i quadri dell'SS erano dei pezzi di fogli di giornale, trovati qua e là. Un lavoro senza risorse e senza base, ma anche così, dipingere, dava un senso ai miei giorni. Ha contribuito a mantenermi in vita. Molte scene del lager, ritratti di amici scomparsi, li ha disegnati a memoria una volta rientrati. Perché? Gli americani che mi avevano liberato mi avevano chiesto i miei disegni del lager per riprodurli. Ho chiesto che mi venissero resi, ma non l'hanno fatto. A memoria ho dipinto e disegnato dopo, nel 1945, dando vita ad alcuni terribili ricordi, una testimonianza estrema di chi è scomparso tra indicibili sofferenze. Mi ricordo di Alfredo Borghi, l'operaio dell'Alfa Romeo che mi chiedeva disperatamente dell'acqua, carpi, dammi da bere, e poco dopo sarebbe morto. O di quel deportato che entra in ospedale da solo, dopo essere stato bastonato a sangue dai cani. Quali sono le considerazioni sull'arte ora che è libero? Penso che l'arte sia la verità, ancor prima di essere espressa. Può essere una verità polemica, ma non è che io la cerchi, la polemica. L'arte nasce in sé dall'urto con la vita, può avere carattere non solo sociale, ma anche politico e anche morale. È parte della vita, può provocare, far riflettere, dare fastidio. Come succede con le cose della vita.